Radio Radicale, siamo con Luca Carabetta, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Movimento 5 Stelle, per parlare della TAV, e anche su Salvini, sulla richiesta del Tribunale dei Ministri al Senato. Allora, oggi Salvini fa una visita ai cantieri della TAV tra le polemiche. Vi mette in imbarazzo questa visita? Cominciamo a dire che quelli non sono i cantieri della TAV, quelli sono i cantieri di un'opera preliminare, quindi i cantieri di Chiomonte, che poi in futuro, dovessimo poi realizzare l'opera, sarà poi un tunnel di sicurezza. Quindi quello non è il tunnel, è un'opera preliminare. Quindi intanto ci auspichiamo che questa cosa venga detta e venga ricordata, perché è importante ribadire il fatto che per la Torino-Lione non si parli ancora ad oggi di lavori definitivi, anzi, il PD ad esempio ha fatto addirittura un esposto perché i lavori definitivi non sono avviati. Queste sono tutte opere preliminari, regolate da accordi, e poi l'opera definitiva chiaramente è oggetto di discussione con la Francia, con l'Europa e all'interno della maggioranza. Noi non siamo andati a visitarla nel corso del tempo. Io sono della Val di Susa, sono andato nel 2013 a visitare quel cantiere lì, perché appunto sono opere preliminari, quindi di definitivo non c'è sostanzialmente nulla da vedere. In questo momento la discussione attorno alla Torino-Lione si concentra nell'analisi costi-benefici che oggi dovrebbe essere consegnata assieme all'analisi tecnica ai francesi e poi sarà anche condivisa sull'Europa. Quando avremo i numeri, lo dice anche la Lega, discuteremo sui numeri. Ecco, è stato scavato qualcosa nel tunnel che dovrebbe arrivare in Francia, dalla parte italiana? Quel tunnel che sta vedendo in questi minuti Salvini è un tunnel di 7 km, quello di Chiomonte appunto, che dovrebbe essere poi una galleria di servizio del tunnel, quello chiamato di base, che sta da un'altra parte relativamente e ha 57 km e mezzo per due canne, quindi un totale di 115 km. Quindi dalla parte italiana c'è solo quello, dalla parte francese ci sono tre discenderie, quindi dei tunnel di esplorazione, e poi tra due di queste discenderie viene scavato un ulteriore tunnel di esplorazione che però si trova in asse con quella che poi dovrebbe essere la linea definitiva. Quindi cosa può capitare? Che una volta che si avviano i lavori definitivi, quella parte lì, che si chiama il tunnel di Saint-Martin-la-Porte, va a integrare il tunnel definitivo, ma ad oggi è solo un lavoro preliminare. Per definizione è un lavoro che viene fatto per capire, le condizioni del terreno e per capire se l'opera si possa fare o meno, addirittura. Ecco, interpretate questa mossa di Salvini come un segnale anche all'economia del paese dopo i dati che abbiamo appreso dell'Istat sulla recessione? Allora, sui dati tutti iniziano a specificare, fortunatamente, che si parla di recessione tecnica, cioè sono degli scostamenti talmente ridotti che, voglio dire, non è che ci fanno pensare assolutamente a un 2008, anzi, qualcuno si aspettava addirittura di peggio, perché siamo in un momento in cui c'è la guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina e c'è un mercato bloccato. C'è una Germania che rallenta, soprattutto per quanto riguarda il tessuto produttivo dell'automobile e l'indotto. Sappiamo che l'Italia ha vissuto, soprattutto negli ultimi anni, molto di esportazioni, avendo un mercato interno che non era messo così bene, quindi è chiaro che nel momento in cui il mercato estero va a incontrare dei problemi, il mercato italiano anche si ritrae. Però, quindi, sostanzialmente la ragione maggiore di questa, chiamiamola, recessione tecnica è da imputarsi a quello che sta succedendo al di fuori. Poi, sulle ricadute, noi non siamo contro le infrastrutture, questo è da dire, noi siamo contro le infrastrutture che riputiamo inutili, perché attualmente di cantieri fermi di altri non ci sono. Abbiamo visto che il Terzo Valico, una volta fatte le valutazioni e valutato che alla fine proseguire l'opera o annullare costava più o meno un poco più di 1 miliardo, abbiamo deciso di proseguire, quei lavori vanno avanti. La Torino-Lione non è ancora cominciata nei suoi lavori definitivi, quindi in questo momento non c'è nulla di fermo, perché anche dovessero partire i bandi, poi lo sappiamo, tra i bandi e il momento in cui poi vengono assegnati e le aziende iniziano a lavorare passano dei mesi. Quindi noi stiamo andando avanti, però quando si parla di miliardi diversi, tutti pubblici, bisogna andare avanti con le dovute cautele, e noi quindi stiamo
prendendo dovute cautele nel maneggiare questi miliardi. Probabilmente in passato sono stati fatti investimenti troppo a cuor leggero. Io non capisco perché ci sia tutta questa discussione attorno alla Torino-Lione, quando ad esempio per il ponte sullo stretto di Messina si potevano fare gli stessi discorsi, perché uno all'epoca poteva dire anche sul ponte sullo stretto di Messina state fermando i lavori. Ho capito, ma magari li stiamo fermando perché quell'opera non serve. Se dovesse esserci qualche grosso scontro e qualche tafferuglio grosso, lei pensa che ci potrebbero esserci dei problemi nel governo? Parliamo di Chiomonte. Di Chiomonte. No, beh, voglio dire, la popolazione della Val di Susa manifesta da 25-30 anni contro quest'opera, quindi in maniera, tra l'altro, sino ad oggi, tolte chiaramente dei casi che purtroppo sono stati denunciati anche la scorsa settimana. Purtroppo, sì, esatto. Però, voglio dire, le manifestazioni sono state marce di decine di migliaia di persone democratiche, come dall'altra parte, solo recentemente abbiamo visto le manifestazioni del sì. Quindi io penso che negli anni la questione sia un po' degenerata in Val di Susa, perché i cittadini sono sempre rimasti inascoltati. Il Movimento 5 Stelle ha avuto in Val Susa molti numeri sin da prima del 2013, addirittura dalle regionali del 2010 del Piemonte. Perché? Perché è stato il primo movimento che ha ascoltato quei cittadini. Quindi noi continuiamo a farci portatori di quelle istanze lì, li ascoltiamo. Adesso la discussione è su un piano tecnico, dove noi portiamo le nostre ragioni che abbiamo maturato nel tempo e la Lega porta le sue ragioni, però poi, ripeto, parleranno i numeri. Sì. Molti si chiedono che cosa farete su Salvini. Lei è deputato, non è senatore, quindi diciamo è scagionato dal dirci che cosa faranno i senatori, i membri della Giunta dell'Immunità del Senato. Però lei che pensa di questa vicenda e dell'operato di Salvini? Si sarà fatta una sua idea? Sì, assolutamente, perché chiaramente se ne parla in tutta la maggioranza, se ne parla al governo, quindi anche noi deputati ne stiamo discutendo. Secondo me il punto qua è che, io l'ho sempre detto ed è un dato di fatto, noi sulle autorizzazioni a procedere abbiamo sempre votato a favore, questo è un dato di fatto. Il punto è capire di che cosa stiamo parlando, perché noi abbiamo autorizzato a procedere nei confronti di parlamentari nell'ottica di che ci fosse... Abbiamo purtroppo interpretato un po' il sentimento dei cittadini, che vedono che negli anni i parlamentari hanno un po' abusato di queste prerogative che li rendono immuni e distanti dalla giustizia e quindi molto distanti dai cittadini stessi. In questo caso la domanda può essere diverso? Secondo molti sì, perché abbiamo detto, l'ha detto Bonafede, l'ha detto Toninelli, l'ha detto il presidente Conte, che questa è stata una decisione collegiale del governo. Quindi in questo momento bisogna capire se il voto nei confronti di Salvini sia un voto per il fatto che Salvini ha commesso un reato per i fatti suoi, oppure se effettivamente questa cosa è stata una decisione del governo. Sappiamo che ci sono prerogative costituzionali anche su questo. C'è un dibattito attorno a questo punto, cioè capire effettivamente su che cosa stiamo votando, e anche secondo un'altra cosa, che stiamo creando un precedente, perché sino ad oggi di queste cose non se n'era mai parlato e non abbiamo anche dei precedenti sui quali misurarci, quindi siamo estremamente attenti a quello che stiamo facendo. C'è una grossa discussione nella maggioranza, tra i senatori che poi dovranno esprimere il loro voto, e all'interno del governo abbiamo ancora un po' di tempo e lo stiamo usando per discuterne. Quindi non c'è una posizione, si può dire? Ne stiamo discutendo, esattamente. Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Luca Carabetta, del Movimento 5 Stelle.